Luna. Voce per l'anima. Programma di esortazione e conforto cristiano. Miei cari amici, miei cari telespettatori, permettetemi che li chiamo amici, perché sicuramente mi risulta che diversi di voi gradiscono questa mia umile trasmissione, questo mio umile lavoro. Lo faccio con grande semplicità, con la guida dello Spirito Santo su cui confido sempre. Non è il desiderio di apparire in una maniera o in un'altra. Dio conosce il mio cuore. Io desidero essere utile a ciascuno di voi per poter portarvi il consiglio della parola, qualche esperienza personale, qualcosa che possa veramente aiutarvi a superare momenti anche di grande difficoltà. Quanta gente ancora incontro, quante persone incontro che vengono tante volte anche a trovarmi di persona. Molti vengono per aiuti economici, quelli non ce li ho. Mi perdonate, li vorrei avere, ma noi ci sosteniamo, anche se voi vedete una televisione, vedete delle apparecchiature, noi ci sosteniamo con le nostre libere offerte. Non riceviamo niente da nessuno. Però il Signore ci ha dato un comandamento. Quello che avete, datelo. Lui dà spiritualmente, noi diamo spiritualmente. E questo può avvenire solo attraverso la parola di Dio. Ebbene, dobbiamo renderci conto che la parola sopperisce ad ogni necessità, ad ogni bisogno. Attraverso la parola cresce la fede. Quanta gente dice, Signore, accrescimi la fede. La parola di Dio ce lo dice chiaramente. La fede viene. Vorrei che non passi a memoria. La fede viene dall'udire o dall'udito, e l'udire e l'udito viene dalla parola di Dio. Nessuno è campione in questo campo. Anzi, le persone che credono di saperne di più e di avere di più sono quelle che non hanno niente o di meno. L'umiltà va davanti alla gloria di Dio. La nostra sincerità. Io so che in questo momento sono insufficiente davanti al Signore, ma so che sto facendo una cosa che Lui gradisce, perché io sto servendo Lui nel porgere a voi anche se soltanto un brano della parola di Dio. E allora vi invito a continuare a seguirmi. La mia età avanza, ma voglio essere fedele al Signore anche in questa realtà, attraverso la televisione, questo canale, e questo canale che Dio continuerà ancora a benedire, continuerà ancora ad allargare. Andiamo avanti per fede anche per questo canale. Per questo canale, per molti di voi, so che è di benedizione, perché attraverso questo canale voi ricevete la parola di Dio. E io ancora vi offro oggi un altro passaggio biblico, sempre nell'Evangelo di Matteo o San Matteo. Io vi do subito questo passaggio, il capitolo 10, che lo ha intitolato I dodici e la loro missione. Alcuni passaggi sono di incoraggiamento, altri sono anche di conoscenza biblica. Il brano comincia così e continueremo. Poi, chiamate a sé i suoi 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini dicendo: non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate
e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di danaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entriate, informatevi se vi sia qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. In verità vi dico che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trasceranno davanti ai sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori, davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Ma quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato tutto ciò che dovete dire. Mi fermo con la lettura, perché il passaggio biblico sarebbe ancora più lungo. Però io vi esorto, dopo la nostra breve meditazione, se avete una Bibbia, e oggi penso l'avete tutti una Bibbia, ma se non avete anche un Evangelo, perché stiamo trattando soprattutto la parte degli Evangeli, poi entreremo ovviamente anche nell'Antico Testamento, in altri libri con le nostre meditazioni, se non l'aveste poi il Nuovo Testamento fatelo sapere, un Evangelino, un Testamento possiamo sempre procurarvelo, ma grazie a Dio la Bibbia oggi rappresenta sempre il best seller all'inglese, cioè il libro più diffuso, quindi più venduto, ma più diffuso nel mondo, e ce ne sono di tutte le edizioni. Allora io vi consiglio, se non l'aveste ancora, di procurarvelo, se l'avete. Continuate la lettura, troverete qualche differenza, perché le varie traduzioni dipendono dall'epoca, dai tempi, ma il significato diventa ed è lo stesso. Per cui, ancora questo passo ci parla di questa realtà, di questo e di questo apostolato. Il termine apostolo significa inviato. È un termine che viene un poco dal, diciamo, da quello che era il linguaggio, il gergo della marina, e poi è stato assunto in maniera spirituale. Forse troviamo una contraddizione pensando di parlare di discepoli e di parlare di apostoli, perché molti potrebbero dire: ma se erano discepoli allora poi sono diventati apostoli, che sappiamo che l'apostolo rappresenta, e soprattutto dopo l'ascensione di Cristo e dopo la vera istituzione della prima chiesa cristiana senza etichette. Quando è nata la prima chiesa cristiana? Fatevi un piccolo viaggetto spirituale di lettura negli Atti, nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2. La chiesa di Gesù Cristo nasce a tutti gli effetti in quello che è il libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 2, sull'alto solaio, cioè il cenacolo di Gerusalemme. È lì che nasce la primitiva chiesa, quando, ricevendo quello che era la promessa stabilita da Dio già nei secoli e confermata da Cristo, quando i 120 riuniti ricevettero su quell'alto solaio il dono dello Spirito Santo. Gloria a Dio. Beh, su questo parleremo in un altro momento. Ma tornando quindi, discepoli o apostoli? Discepoli mandati, discepoli inviati. Perché il vero significato di apostolo lo vedremo come ministero, non come azione momentanea, proprio nella formazione, in quello che è la nascita reale della Chiesa cristiana. E troverete nell'Epistola di Paolo agli Efesi,
troverete non soltanto l'apostolato, ma troverete tutti gli altri ministeri fondamentali, più importanti, che sono doni che Cristo Gesù, capo della Chiesa, ha fatto e fa dei doni, anche se molti ritengono che questi doni poi non ci sono tutti. La parola di Dio non è mai cambiata e mai cambierà. Disse il Signore Gesù, il cielo e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà giammai. Gloria al Signore. Torniamo al nostro passaggio biblico. Abbiamo visto che Gesù dà loro una missione, chiama i dodici, quindi circuita i dodici, ci sarà poi altra missione per i 70, ma questa missione riguarda i dodici, quelli che erano intorno di lui, i suoi primi discepoli, di cui abbiamo sentito i nomi, ovviamente quelli che più ricordiamo sono i più noti, no? Pietro, Simon Pietro, o Cefa, come veniva il suo nome, ricordiamo Giovanni, il fratello, i figli di Zebedeo, purtroppo ricordiamo uno anche in senso negativo, Giuda, l'Iscariota, colui che lo avrebbe tradito. Ebbene, egli dà loro questa possibilità. Quanti nomi importanti, importanti per noi, ma uomini semplici, uomini come noi. Molti pensano che questi uomini erano speciali. Qui speciale c'è soltanto uno, c'è stato e c'è. È Gesù Cristo il Signore. Il nostro Dio è speciale tra tutti i speciali. Io spero che dite un amen nella vostra mente o lo dite con la vostra bocca, ma che corrisponda all'esigenza del vostro cuore, del vostro spirito, come per me. Alleluia. E diede loro un certo comandamento. Innanzitutto diede loro autorità. Cosa significa autorità? Diede loro, penso che tutti conosciamo che cos'è l'autorità, quello di poter intervenire con decisione, sapendo per certo che ciò che viene fatto deve essere realmente conseguito, deve essere qualcosa di realizzato. E dice la Scrittura che diede loro ancora autorità, ma sopra chi? Sopra gli spiriti immondi per scacciarli. Che bella cosa! Quanto godo quando sento e ricevo queste parole e nell'esperienza pastorale ho avuto la gioia di sperimentarle. Non vi dico che lo sperimento ogni giorno, ma continuo a sperimentarlo. Questa autorità che ancora Dio ci ha dato attraverso Gesù, attraverso la sua parola, è un'autorità che non viene riconosciuta dagli uomini. Non ci vogliono i certificati, i diplomi, le lauree per poter esercitare questa autorità. Ci vuole una chiamata confermata per fede e realizzata attraverso la fede. Spero che mi dite il vostro amen. Se me lo dite, noi continuiamo a leggere insieme, a meditare questo passaggio della parola di Dio. E diede loro autorità sopra ogni spirito immondo, cioè contro quelli che sono gli spiriti della malvagità, contro Satana e le sue schiere. Non possiamo dire i diavoli, il diavolo è uno solo, è Satana. Satana e i suoi, questi spiriti che molto poi chiamiamo demoni, e potremmo fare una lezione di teologia, ma non è questo lo scopo di Una Voce per l'Anima, di farne una lezione di teologia, ma di ricevere il consiglio di Dio, della parola di Dio. Gloria al Signore. E poi diede loro ancora, quindi, sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Anche qui sembra un controsenso, malattia, infermità, ma non è la stessa cosa? Molti potrebbero dire è la stessa cosa. Beh, per malattia e infermità almeno c'è questa sottile differenza. Si tratta ovviamente di un male che riguarda anche il corpo, ci sono quei mali che sono cronici, di una certa maniera, e ci sono quei mali che sono passeggeri. Che vogliamo dire, per esempio, un raffreddore con una febbre? Oppure vogliamo parlare di tubercolosi? Sono due cose particolarmente diverse. Però l'autorità che ebbero quei discepoli era anche quella, sì, guarire qualunque, dico qualunque, malattia. Allora anche un tumore. Anche l'AIDS, beh, a quei tempi forse c'erano altri tipi di malattie, forse i tumori c'erano sempre, l'AIDS non so, non abbiamo vissuto in quell'epoca,
ma vogliamo chiederci, possiamo avere in Cristo autorità sopra gli spiriti immondi oggi e anche sopra le malattie per guarirle? E allora io mi rifaccio all'ultimo capitolo dell'Evangelo di Marco, dove dice: questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, cacceranno i demoni nel mio nome, metteranno le mani sopra gli infermi ed essi guariranno. Continua ancora con altri versi, parlando che se pur si ingerisse del mortifero veleno, quello non farà loro nessun nocimento. Ma notate, non si parla di discepoli e non si parla neanche di apostoli e non si parla neanche di pastori e non si parla di sacerdoti e non si parla di altro, ma tutti quelli che credono. Questi sono i segni che accompagnano, non precedono, tutti quelli che credono, tutti i credenti che hanno professione e fanno professione di una fede sincera nel Signore. Gloria a Dio. Beh, a questo punto io mi allontano un pochino, avete notato che mi sposto un pochino per la sala, proprio perché desidero non stancarmi, desidero ancora accompagnare la parola anche da qualche mio breve movimento in questo studiolo, dove ancora realizzo insieme a due miei fratelli che ancora stanno lì in amore a riprendermi quello che è una comunione che abbiamo e che stiamo parlando della parola di Dio. Non è la sala o uno studio professionale dove ci sono tutti i tecnici, no, siamo soltanto, e anche coloro che fanno gli operatori di ripresa sono dei servitori di Dio che Dio ancora ha benedetto e che in maniera volontaria svolgiamo insieme questa realtà alla gloria di Dio e al vostro servizio per coloro che lo vogliono. Gloria al Signore. Tornando quindi a quello che è il passaggio biblico, vediamo che non si ferma qui la parola, l'insegnamento, meglio l'indicazione, l'istruzione o l'istruzione che dia da loro. E a questo punto aggiunge altre cose. Non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei samaritani. Mi direte perché? Perché c'è questo divieto? Perché Gesù dice a loro di non entrare, di non avere a che fare ancora con le genti, cioè con gli altri popoli, ma era un'indicazione che dovevano rivolgersi soltanto a quelli del popolo di Israele, di non andare tra i samaritani, perché sarebbe venuto il momento in cui sarebbero andate dagli altri. Ma lo dice il verso principale e la Bibbia spiega la Bibbia. Sapete questo? La Bibbia spiega la Bibbia. E vedete che lo dice chiaramente, il verso 6, mandate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. E poi dice, andate e predicate dicendo, il regno dei cieli è vicino. E consentitemi, questo avveniva tanti secoli fa. Se il regno dei cieli era vicino allora, quanto è più vicino a noi oggi? Lo vediamo dai segni dei tempi, lo vediamo dalla malvagità che è cresciuta, lo vediamo dal comportamento iniquo, lo vediamo dall'immoralità dilagante, lo vediamo da quello che è la mancanza di credere e di fede da parte di molti. Ma io credo che voi che state ascoltando questa parola, voi siete quelli che non solo avete ricevuto o state ricevendo fede attraverso la parola, ma voi amate fare la volontà di Dio. E sappiate che fare la volontà di Dio c'è un guadagno grandissimo, perché nel fare la sua volontà Dio ci benedice. Ed è scritto che la benedizione del Signore è quella che ci arricchisce. In che maniera? Nella salute spirituale, nella salute fisica. Anzi, c'è un verso specifico che voglio donarvi. Chiedete prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in sovraggiunta. Questa è parola di Dio. Incameratela, fate la vostra. E voi, vi assicuro, come l'ho vista io, voi vedrete la gloria di Dio. Perché? Perché Dio si manifesta ai semplici, si manifesta agli umili di cuore, si manifesta
a coloro che si riconoscono peccatori. Perché tutto il mondo è in peccato, tutti eravamo peccatori, anche quelli che non lo siamo più. E molti dicono, ancora molti cristiani dicono, io sono un peccatore. No, tu sei un fallace, perché se desideri peccare sei un peccatore. Ma se tu non desideri peccare, che scivoli involontariamente per la tua carnalità, la disattenzione, la distrazione, io li considero falli. La parola di Dio li considera falli. Cioè, sono peccati, sì. Perché dici, che differenza poi passa tra il fallo e il peccato? C'è quella che è l'intenzionalità. Se c'è l'intenzione, se si commette qualcosa con intenzione, è peccato. È trasgressione volontaria. La debolezza della carne, la distrazione, un'espressione che esce in una maniera di rabbia, è da considerare una realtà involontaria, un peccato, una trasgressione involontaria. Ma Dio conosce i cuori e sappiamo ancora che il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni peccato, da ogni contaminazione. E in questo possiamo dare gloria a Dio con tutto il cuore. E continuando il nostro passaggio, vediamo ancora le altre indicazioni che dà il Signore. Ascoltate bene com'è bello questo verso, che oggi, se lo realizzassimo tutti, gli ospedali non sarebbero sovraffollati. Se fossimo tutti quanti su questa linea, se questa fede, se la ricevessimo oggi con fede per parola quella che è, potremmo alleggerire il lavoro di tanti ospedali, di tanti medici. Ascoltate bene il verso numero 6. E ancora, perdonatemi, voglio spostarmi direttamente a un altro verso. Un verso che, appunto, dicevo, può alleggerire, può fare quello che ancora oggi è difficile fare, nonostante i medicinali, nonostante le attrezzature mediche, tante persone rimangono ancora ammalate. Dice questo verso, guarite gli infermi, il verso 8, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. Attenzione, risuscitate i morti, scacciate i demoni. Mamma mia, non vi lascia particolarmente... E particolarmente estasiati, sorpresi di questa parola. Dice, ma non è possibile. Io vi rispondo sempre con la parola. Ogni cosa è possibile per chi crede. E ve la voglio ripetere. Ogni cosa è possibile a chi o per chi crede. E tra le indicazioni notiamo anche questo. Gloria al Signore. Abbiamo visto quindi, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. Beh, in queste nostre zone la lebbra, ringraziando Dio, c'è la lebbra del peccato. La lebbra fisica qui non c'è, ma in altre nazioni, in Asia, ancora in Africa, questo c'è ancora, questa brutta malattia. Ma quello che ancora non possiamo concepire, risuscitate i morti, sembra una cosa impossibile. Signore, accrescici la fede attraverso la tua parola. E poi dice, soprattutto la cosa che più magari non riusciamo a vedere, scacciate i demoni, scacciate, esercitate se avete ricevuto fede, se avete ricevuto Cristo, la parola nel vostro cuore, esercitate per fede, perché dice la Scrittura, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. E potete scacciare i demoni, ma farlo con serietà, non con parole magiche. Non ci vogliono formule, non ci vogliono chissà che cosa. Ci vuole la certezza della propria fede nella parola di Dio, nell'autorità che viene da Dio per l'avanzamento del regno di Dio alla gloria esclusiva di Dio. Alleluia! E poi... Il verso precedente diceva andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino. Abbiamo detto che oggi è ancora più vicino a noi. Continuando le istruzioni, il Signore dice non fate provvista di oro né di argento né di denaro nelle vostre cinture. All'epoca si portavano nelle cinture, tutte queste, i portafogli non esistevano, vero? O se non altri tipi di borse, oggetti. C'erano la borsa, ma c'erano anche altre cose. Non fate provvista di oro né di argento, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzare, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Cioè, questo stava a vedere che l'unica cosa che potevano e dovevano accettare era solo l'ospitalità
dovunque essi andavano. Dovevano essere ospitati per dormire, dovevano ricevere il nutrimento, perché quello era il minimo e la realtà che potevano accettare, ma non dovevano assolutamente fare e servire Dio per quello che era ed è, può essere, il proprio vantaggio economico, personale. Io sto pronunciando delle cose particolarmente difficili oggi a capire, vero? Per molti cosa sa significare tutto questo? Cosa significa che l'Evangelo non si vende? L'Evangelo è gratis, l'Evangelo è la buona notizia, l'Evangelo, le cose di Dio sono gratuite, ingratuitamente, dice questa scrittura, avete ricevuto e gratuitamente date. E dobbiamo farlo, dobbiamo darlo gratuitamente. Come dice la parola, cioè era solo per quei discepoli, solo per quegli apostoli? No, sono per i discepoli di tutti i tempi e per i credenti di tutti i tempi, particolarmente, adesso che parliamo, per il nostro tempo. Gloria al Signore. Poi continua. Ora in qualunque città o villaggio entriate, informatevi se c'è qualcuno degno e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Anche questi versi hanno una grande importanza, un'importanza fondamentale. Trovate nella città, nei luoghi dove andrete, una persona degna. Che sa significare? Una persona che crede, una persona che vi riceve con sincerità, con semplicità, per dire una persona, una casa. E quando entrate date il vostro saluto. Qual era il saluto? Lo ha insegnato Gesù. Pace a voi, pace. Noi ci salutiamo ancora, molte chiese evangeliche, forse molti si meraviglieranno quando sentono che ci incontriamo anche in luoghi pubblici e diciamo pace. Poi c'è chi si vergogna, non lo dice, dice piano piano pace. Che c'è da vergognarsi? Non diciamo guerra, diciamo pace. C'è il saluto più bello. Il buongiorno, la buonasera, il buon pomeriggio, ma senza la pace che buongiorno ci può essere? Che buon mattino, che buon pomeriggio, che buonasera, che buonanotte se non c'è la pace nel cuore. E Gesù Cristo è il principe della pace. E quando entriamo in una casa non dice buongiorno, noi ci vogliamo distinguere. Distinguere come cristiani, pace. Se quella persona, quella famiglia, quella, in quella casa si riceve la pace dimorerà. Se quelle persone non ricevono, dice la scrittura, la pace ritornerà a voi. E continuando in un passo analogo dice scuotete uscendo la polvere dalle vostre scarpe e questo porterà delle difficoltà, delle realtà. Perché? Perché la pace, la presenza di Dio si ritarrà. Se non c'è la benedizione di Dio, manca ogni cosa. Or c'è vita in uno sguardo al Signore, dice un canto. Or c'è vita soltanto in Gesù. C'è vita nella parola di Dio. Perché la parola di Dio, Gesù Cristo, è spirito, è vita. Ci sono anche altre raccomandazioni che vengono date a questi discepoli. Vi ripeto, ho detto all'inizio, continuate la lettura. Assorbite, incamerate nel vostro spirito e non vi preoccupate se la vostra mente poi è dimenticabile, perché una volta che avete messo dentro, quando è il momento, lo Spirito Santo e lo Spirito Santo di Dio la tirerà fuori, anche quando è previsto per i cristiani, e questo veniva riportato per ultimo, quando sarebbero stati portati già quelli che ci hanno preceduto, sarebbero stati portati davanti ai concistori, ai tribunali, davanti a tante altre triste realtà, sappiamo che Gesù già avvisava e ci avvisa ancora oggi il giorno che dovesse succedere anche nella nostra epoca, nei nostri giorni. Dicevo, non state a preoccuparvi di quello che dovete dire, di quello che come, nella maniera come dovrete difendervi, perché lo Spirito Santo vi suggerirà, vi porterà, vi dirà, vi farà dire quello che dovrete dire. Sarete portati, è vero, sarete portati sui tribunali, sarete inquisiti, ma ancora oggi. Quanta malvagità c'è anche in questo. Quante persone, anche che si chiamano cristiani, cercano di tutto per infangare i miei veri ministeri, l'integrità, si attaccano a parole, paroline, ne fanno strumentazioni assurde.
questi cristiani, pur noi non nutrendo rancori, sono grandemente responsabili davanti a Dio, perché anche noi come cristiani siamo la pupilla dell'occhio del Signore. E con queste parole io vi lascio per la prossima volta. E Dio vi benedica.